Allora. No! Sai perché no? Perché era mamma mia, che tormento! Io te lo devo dire, Michele Guardì, guarda, un tormento così, non te lo potevi Parliamo di scommettiamo mai. che tu con Scommettiamo te. Fabrizio, ecco. Con il mio adorato Fabrizio, con il nostro grande adorato Fabrizio, a cui sono intitolati questi studi. Grande tesoro proprio, grande tesoro. Un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, Quanti meravigliosa. anni li scommettiamo che? Beh, abbiamo fatto 7 edizioni insieme. Meraviglioso se non fosse stato per questo finale, che tu mi devi dire, ma quando uno arriva distrutto da 3 ore di diretta, accaldato sotto le luci Prima che sei serata. prima serata, cioè c'hai tutti i dolori del mondo perché ti fanno male i piedi per i tacchi, sei surriscaldato. E ti devi fare pure questa doccia di punizione alla fine. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Guardi, un giorno noi che abbiamo sofferto di questo ti faremo un agguato, guardi. Dovrebbe partecipare a Ballando con le Ecco. Stelle. Hai Ah, è un'ottima capito? idea, è Sì, lui un'ottima idea. ore, ore, ore in sala Punito prove. così, ore, ore, ore in sala prove. Ci stiamo Con la pensando. maestra più cattiva che hai. Certo, Pensaci, non so chi può andiamo a essere. cercare una russa di quelle proprio cattive. Allora, questo filmato che stiamo per vedere, cioè Fabrizio Frizzi, che fa una rivisitazione dei thriller di Michael Jackson, insomma, fa uno zombie eccezionale, devo dire, molto ironico. E non so se c'è il momento della doccia. Vediamo, vediamo. Ne abbiamo fatte tante purtroppo, quindi. Cannucci e Fabrizio Frizzi, i quali ultimi sono costretti per dovere verso il pubblico a sottoporsi a una doccia finale, insieme. Lodi, lodi e complimenti, esatto. Sì. Acqua! Eccolo qui. Forza! Noi ti abbracciamo tutti, uno per uno, come diceva Pippo Baudo, e ti auguriamo un anno bellissimo, ci rivedremo, chissà. Chissà, ci rivedremo forse l'anno prossimo, comunque lo dico, la commissione, un'ultima doccia se la poteva fare. Sì, vabbè, chissà, magari ci raggiungerà. Grazie a tutti, è stato bellissimo. No, la cosa che mi dà fastidio, avete sentito il tono di goduria con cui Michele ha detto: bene, fatevi la doccia. Ma era calda almeno l'acqua? Era tiepida, Era perché è tiepida. chiaro che dopo un po', no, lì non è che c'era praticamente una tanicona sotto il pavimento da cui arrivava quest'acqua che dopo un po', insomma, non era proprio calda. Ricordo, dicevano, faranno la doccia, ma chi farà la doccia? Sì, che bel divertimento. Esatto. Senti, poi il sodalizio con Fabrizio è durato veramente Sì, tanti, tanti sì, sì. anni. E quando tu hai cominciato proprio la prima edizione di Ballando con le Stelle, tutti dicevano, ma come sarà questo programma? Vediamo cosa combinerà la Carlucci. Tu gli chiedi di tornare in televisione come Come ballerino. E lui ballerino. ti dice di sì. E questa è una cosa straordinaria perché lui si fidò di me. Poteva veramente non fidarsi, anzi, doveva non fidarsi forse, perché sai, una cosa, un salto nel buio così, un programma di cui nessuno sapeva niente. Poi è stato, probabilmente è in tutto il mondo un fenomeno vero, un successo che dura da 15 anni, insomma, una cosa davvero speciale. Però chi lo poteva dire alla prima puntata? Anzi, tutti pensavano che noi saremmo durati una o due puntate e poi ci avrebbero chiuso perché dicevano, ma dai, il ballo in televisione, ma su, ma che vuol dire? E lui si fidò di me. E mi fece un regalo enorme perché la sua presenza dentro Ballando fu magica. E fu magica perché lui spiegò chiaramente con la sua essenza di Fabrizio in che cosa consiste questo programma. Allora, Fabrizio non era il più grande ballerino del mondo. Era nato con due piedi sinistri, come si suol dire. Insomma, non Lo dico in come lo inglese. svaldo, ecco, Ecco, non no, come lo era svaldo. proprio, diciamolo francamente. Ma la sua simpatia e il suo impegno gli conquistarono il pubblico ma a valanghe, che è il senso anche di questo programma.
È chiaro che tu ami vedere quelli che poi progrediscono e diventano strepitosi, no? Ma non tutti lo possono fare. Ma il programma ti dice che tu, chiunque tu sia, ti puoi alzare da quel divano con cui sei diventato tutt'uno con la fodera e andare a ballare e fai qualche cosa che sarà di grande divertimento. Però ci vuole tanto coraggio a parlare davanti a tutti. Allora, lui ebbe un grande coraggio e siccome dentro però è un goliarda, era sempre stato un goliarda, uno showman, un autoironico e uno soprattutto che... Cioè, amava in compagnia fare le cose anche un po' strane. E debuttò con Samantha Togni. Con Samantha Togni. Che lui faceva, non la posso guardare, non la posso guardare. Come dargli torto, come dargli torto. E il nostro presidente ci dice che si tratta di... Fabrizio Frizzi e Samantha Togni. Fabrizio Frizzi, Samantha Togni, una coppia molto attesa. E devo dire anche molto amata dai colleghi. Guarda che caschetto finale. In realtà la sua lotta maggiore era quella a non farsi scoprire mentre contava, perché lui mentre ballava faceva 1, 2, 3, 4, 5, e quindi tu vedevi contava il tempo, i passi, e perché i passi sono messi su dei numeri che l'insegnante ti dà, e quindi lui cercava di contare senza muovere le labbra. Però perché l'avevamo tutti preso in giro, l'avevamo fatto, una volta avevamo addirittura fatto sentire, loro sono microfonati i ballerini, l'audio durante il ballo. Beh, dove sentivo lui che faceva questa è una cattiveria, uno, e due, e tre. Questa è come la doccia di Guardì, questa è come la doccia di Guardì. Adorabile, adorabile Fabrizio. Mua. Un immenso bacio, un immenso bacio. L'avevi anche chiamato come ballerino per una notte. Allora... Proprio nel periodo, insomma, brutto suo, siccome io sapevo che lui appunto stava lottando e nella lotta il lavoro ha una parte importante, perché quando tu stai lottando contro una malattia, il fatto di essere vivo, di avere la testa occupata da qualcos'altro, no, fa sì che non ti arrendi, ti tiene tosto sulle barricate. E allora lo chiamai e io dissi, ma perché non vieni, non devi fare il ballerino per una notte nel senso di ballare e fare, ma vieni, facciamo tutto un numero dei maestri intorno a te. Lui mi disse, Millona, che lui mi chiamava Millona, mi disse Millona, dice guarda, non mi sento proprio tanto bene, però adesso mi riprendo e poi ti prometto che vengo a fare una puntata. E purtroppo questo era capitato proprio un paio di settimane prima e non è più successo. 2018 diciamo che lo possiamo mettere un po' da parte come dobbiamo anno. Dobbiamo proprio, guarda, perché è stato un anno orribile. È stato un anno... Anche per Ballando, la perdita di Sandro Maier, improvvisa poi tra l'altro. Guarda, c'è stato, io non so, ci sono dei momenti della vita che chiaramente non è che capitano solamente a me, sono capitati a tutti e tutti hanno fatto questa esperienza. Sembra che a un certo punto, così come quando si inanellano le cose belle e uno dopo l'altro ti capitano una serie di cose belle, o quando la svolta va sui tunnel neri, non riesci a fermarti. Noi abbiamo cominciato, abbiamo perso Bibi e poi perdiamo Fabrizio e poi ho avuto le mie cose personali e poi Sandro Maier. Cioè sembrava, sai quando tu dici la valanga scende, come si ferma sta valanga? Così, e questo è la vita di tutti, perché siamo veramente sulla stessa barca ed è una cosa a cui io penso sempre, perché penso a quanto sia bello il lavoro che faccio, no? Quanta gioia, quanta energia, quanta bellezza, quanta spensieratezza ci sia in questo tipo di lavoro, per cui è tostissimo, si fatica come proprio degli schiavi, ci sono delle giornate che tu dici non ce la farò domani ad alzarmi dal letto, però è meraviglioso perché rispetto alla vita che poi ti dà tanti colpi e tante martellate, in questo lavoro tu trovi sempre il sorriso
e trovi un modo per così per e capiamo dopo le tue parole perché Fabrizio ha lavorato fino alla fine. Sì.